Vi lancio una bomba incredibile prima di lasciarvi all'episodio, perché questa domenica, ovvero il 24, sarò ospite a Roma ad un torneo 1 contro 1 su FIFA 19 per PlayStation 4, targato, vabbè, sono scarso in inglese, però c'è scritto. Ma perché ve lo sto dicendo? Perché siete tutti invitati, o meglio, quasi tutti, perché per esserci dovete avere più di 14 anni. Chiaramente c'è un biglietto d'entrata, il prezzo lo state leggendo in questo momento in grafica, però io vi posso garantire con un link che vi lascio qui sotto in descrizione il 25% di sconto. E se per caso decideste di venire, e tanto lo so che alla fine si parla sempre di questo, che se vince, Federì? Vogliamo sapere. Sì, infatti, che cosa si vince? Beh, i premi in palio saranno per tutte le fasce, come ad esempio una PlayStation 4, un VR per PS4, dei buoni Amazon e tanto altro ancora. In più, per tutti quelli che parteciperanno al torneo, ci sarà un 30% di sconto valido su tutti i punti vendita Legea nazionali, quindi vi conviene pure venì, detto tra noi. Comunque dai, io non vi rubo altro tempo, quel che dovevo dirvi ve l'ho detto. Vi dico anche che in questo momento, in contemporanea a questo video, è uscita su Instagram una foto in cui vi spiego tutto scritto nel migliore dei modi, insomma. Quello che spero è che siate tantissimi, quindi spero di vedervi domenica, di sfidarvi magari anche a FIFA, questo vediamo se sarà possibile, ma soprattutto, vi ripeto, la cosa più figa è che vi piacciono tanto le mie telecronache e beh, pensate che bello che sarete voi a giocare a FIFA con me che vi commento. Detto questo, vi lascio al video. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale in questo nuovo episodio, il 27esimo della carriera. Oggi siamo tornati dopo la live che ci siamo fatti domenica, all'interno della quale abbiamo vissuto le prime due partite dell'episodio, che infatti adesso vi farò rivedere. Quindi se avete già seguito la live, ovviamente sapete come sono finite, però io vi consiglio di seguirvele comunque perché sono highlights in questo episodio chiaramente montati. E vi parlo delle partite, e che partite, contro Bayern Monaco all'Allianz Arena e Inter al Signal Iduna Park per l'andata degli ottavi di Champions League. Quindi ovviamente due partite importanti, io non vi faccio vedere nulla di là perché sennò poi ovviamente vi spoilerò tutto. Vi lascio a queste partite, prima però vi ricordo di seguirmi come al solito su Instagram, di passare in descrizione per comprare maglie e completini da calcio, quello che vi pare, tutta roba sportiva suddivise calcio top. In più, utilizzando il coupon hashtag Marconi, avete una seconda maglia completamente gratis. Ma ora bando alle ciance e direi che possiamo partire con l'episodio. Eccole qui le squadre in campo, inquadrato Kingsley Coman, che sicuramente potrà dare manforte al suo Bayern Monaco, se lo sta prendendo, no? Anche per motivi anagrafici. Arrivato giovanissimo, era cresciuto e sbocciato alla Juventus. Uno che invece è stato vicino alla Juve ma non ci è mai andato è Witsel, e lo avete visto. Detto ciò, benvenuti all'Allianz Arena con una scenografia meravigliosa. Panoramica spettacolare sullo stadio, Bayern e Borussia Dortmund in campo per la 21esima giornata di Bundes, gara importante, all'andata finì in parità. Bayern che ha sofferto tanto nella prima parte di stagione, come sappiamo, è stato per lunghi tratti anche lontano dalla zona Champions. Zona Champions che si sta riprendendo, il Borussia invece vuole ambire addirittura a vincere il campionato e quindi ad inseguire un altro Bayern che è il Leverkusen. Per farlo però sarà importante vincere anche la gara di oggi. Batte il Bayern Monaco con Lewandowski sul pallone, l'attesa è finita, si parte, 21esima giornata. Rimessa per il Bayern già battuta con Brandt che cerca spazio, vuole crossare, poi va da Lewandowski che la gira e trova un gol incredibile, in rovesciata, un gol pazzesco di Robert Lewandowski al quarto minuto. Porta avanti il Bayern Monaco, fa esplodere l'Allianz Arena. Ragazzi, però qui soltanto applausi per la giocata del 9. Guardate che fa, se la alza e poi va in rovesciata. Forse non reattivissimo De Gea, se proprio volessimo dirla tutta. Però che cosa ha fatto Lewandowski? Che cosa ha fatto Lewandowski? Adesso attenzione a non perdere eccessivamente il controllo della partita, perché è ancora presto. Ma loro mi sembrano partiti davvero in sesta. Simeone qui la colpisce. Poi Sancho di prima. Grande palla del 7 per Reus. Di fronte a Neuer. Reus! Subito Marco Reus. Subito il capitano. È già 1-1 all'Allianz Arena. La ripresa il Dortmund. Grande palla di Sancho per Reus, che non sbaglia di fronte a Neuer. Il pari del Dortmund, che rimette la testa sulla partita. È tutto in parità. Un Reus che nello scorso episodio ha segnato al volo da fuori, ve lo ricorderete, chi non l'ha visto, insomma ve lo consiglio quell'episodio lì. Intanto credo ci sia fuorigioco di Sancho. No, non secondo l'arbitro, e quindi arriva il cross per Lozano! Al volo col destro, Irving Lozano porta avanti il Borussia Dortmund. Situazione capovolta all'Allianz Arena, è 2-1 per noi. E riceve bene una buona palla da parte del belga. Poi centralmente per Simeone, sale anche Delaney con il sinistro! E Neuer in due tempi ha provato il 6, che scambia con un compagno. Poi Brandt,
Rapidamente scambiano i giocatori del Bayern Monaco. Fallo di Delaney, calcio di rigore. Calcio di rigore. Con il fallo del numero 6 ai danni, credo, di Goretzka, se non ho visto male in cronaca. Sì. Entrataccia di Delaney, che va troppo duro. Io volevo intervenire sul pallone. Farei un'altra stagione con il Borussia? Credo di sì, però ne parleremo poi. 35esimo, chance per il 2-2 con Lewandowski, che aveva portato in vantaggio il Bayern. Destro e gol del 2-2, un altro bel gol con il pallonetto, spiazza De Gea e riporta in parità il match. Direi che è molto ispirato l'ex di giornata, perché sta facendo veramente i danni veri alla difesa del Borussia Dortmund, rovesciata dopo 4 minuti, pallonetto sul rigore e speriamo che finisca qui la sua dose realizzativa di oggi, perché sta, ripeto, facendo molto bene. 2-2, una partita che non vuole finire. Palla per Guerreiro, controllo a seguire da parte del 13. Fa salire ancora Sancho che crossa verso Lozano, palla messa fuori, arriva Witzel al volo, Neuer! Grande risposta da parte del portiere del Bayern. Palla verso Trippier che pedala sulla corsia di destra, poi ricomincia da Lozano, sterza bene sul mancino, c'è anche Witzel da servire, calcia in porta, spacca l'incrocio dei pali! Ad un passo dal 3-2 ancora il Borussia Dortmund, ancora con Witzel che all'andata ha segnato un bel gol simile a quello che poteva essere questo qui se il pallone fosse entrato. A Lewandowski per Coman, ancora Lewandowski, scambiano i due. Poi Kimmich passa come può, prende il fondo, vuole liberare il cross che arriva, lo mette fuori Akanji e poi Tolisso sul fondo. Adesso palla a noi. E allora Marco Reus che cerca spazio, si sta infilando Sancho. Che palla di Reus alla Totti per Sancho sul fondo. Sul fondo. Intanto Lozano che qui rientra, cerca finta e controfinta. Poi lascia partire il cross. Neuer verso Zielinski, l'uomo derby. L'ha risolta lui con quel 3-3. Derby che ripeto in questo episodio per chi lo vedrà non in live ci sarà. Sarà l'ultima partita, palla intanto in mezzo verso Simeone! Che arriva con l'ascensore per il gol del 3-2 all'83esimo! Quasi al tramonto di questo classiker. Porta, anzi riporta in vantaggio il Borussia Dortmund. Con un grandissimo stacco, nulla da fare per Neuer. Azione insistita sulla sinistra con Ziyech che ha saltato Kimmich, ha messo una palla pennellata sul secondo palo e proprio Schule si fa anticipare da un grande stacco da parte di Giovanni Simeone, ottavo gol in campionato, 3-2 all'Allianz Arena. 3 di recupero, bisogna tenere il pallone lontano dalla zona calda. Allora c'è anche il movimento di Lozano per provare addirittura a chiuderla all'attacco. La porta il messicano, arriva Sancho sul secondo palo, arriva il pallone per Sancho, Neuer sulla traversa, non è vero, incredibile, al 92esimo poteva farci urlare Sancho che evidentemente ha una maledizione quando gioca contro il Bayern, non riesce a segnare. E il Dortmund invece, il tabù l'ha sfatato, la maledizione di non riuscire a vincere col Bayern Monaco l'ha sfatata, perché questa è la prima vittoria in 2 anni di carriera contro i bavaresi. La prima volta avevamo perso 2-0 al Signal Iduna Park, la seconda avevamo pareggiato in campionato per 0-0 qui all'Allianz Arena l'anno scorso. Abbiamo poi perso sempre 2-0 al Signal Iduna Park in DFB Pokal, quest'anno 1-1 a Dortmund e 2-3 qui all'Allianz Arena col Dortmund che fa 3 punti pesantissimi. Oggi, dopo 22 anni per il Dortmund di un italiano, Federico Marconi, c'è un'altra italiana, ovvero l'Inter, per l'ottavo di finale d'andata della Champions League 2018-2019. Arriva Pulisic, che calcia Handanovic! E il Borussia Rodriguez si fa scippare il pallone da Versalico, che crossa subito per Icardi al volo! Icardi fino in fondo, poi Perisic, alla fine il tiro di sinistro con Isco che respinge, arriva Politano, Itz! Ha fatto una parata incredibile, Itz! Al 90esimo rimessa per il Dortmund che deve respirare in questo finale. Da verso Trippier, lascia Tielemans. Delaney, una delle ultime azioni di partita. Sancho vede salire Rodriguez a sinistra e lo serve. Centrale c'è Delaney, pallone per lui. C'è anche Reus solo. Reus in area, destro, destro,
Marco Reus al 93esimo, all'ultimo secondo di partita, porta avanti il Dortmund. Un gol pesantissimo in vista del ritorno e lo segna, tanto per cambiare, il capitano. 1-0. Allora che Reino, due di recupero e il pallone ce l'abbiamo noi. Ruiz sta andando e viene servito come all'andata, questa volta più largo. Occhio al capitano che rientra, questa volta la perde. Ma ora mancano 30 secondi, non facciamo cavolate. C'è Rafinha di impostare un'ultima azione, ma il tempo è finito e il Borussia è ai quarti di Champions League. Il destino a volte è beffardo. Eh sì, perché per una rivincita si possono aspettare anni, secoli o anche giorni, settimane. In questo caso l'Inter, per provare a prendersi una rivincita nei nostri confronti, ha dovuto aspettare 365 giorni. Dall'ottavo di finale della passata stagione, giocato qui a Dortmund, vinto da noi grazie al gol di Reus al 93esimo, e quell'eliminazione proprio ai loro danni, visto lo 0-0 del ritorno, sono passati appunto 365 giorni. Oggi, sempre al Signal Iduna Park, riaffrontiamo un'italiana, riaffrontiamo proprio l'Inter. E allora godiamoci quella che sicuramente sarà una serata dal sapore speciale. È tutto pronto, si può partire. La tocca Simeone, è cominciata. Borussia Dortmund Inter, un anno dopo, sempre al Signal Iduna Park, sempre Forza Dortmund. Poi Trippier ha fatto subito il movimento verticale, Reus viene servito. Occhio al capitano che vuole inventare il movimento anche da parte di Ziyech. Grande palla di Reus per Ziyech, fino in fondo! Hakim Ziyech ci ha messo 2 minuti e mezzo a segnare il primo gol in Champions con la maglia del Dortmund. È 1-0. Al terzo minuto l'ha già sbloccata il Dortmund con un'azione spettacolare che ha portato al gol il marocchino. Assist di Marco Reus, poi conclusione leggermente deviata dal numero 29 dell'Inter, che in questo momento non mi sovviene chi sia. Fatto sta che in teoria fa anche un favore ad Handanovic, che però non è reattivo. Dortmund 1, Inter 0. L'anno scorso finì così, con il gol all'ultimo respiro da parte di Reus, che oggi invece fa l'assist. Dopo 3 minuti ha segnato Ziyech. Reus dalla bandierina, in mezzo tra i tanti Skriniar, la palla è verso i Skriniar proprio, la mette fuori Perisic, raccoglie Pulisic, poi Akanji, va dentro ancora Pulisic, la palla è per Skriniar. Witzel, largo per Ziyech, che vuole andare, se la sposta con la suola, poi destro! Ancora Ziyech! 2-0! Al 28esimo, ancora con deviazione, ma è un gol meraviglioso per l'uomo che non ti aspetti, evidentemente, perché non si era ancora sbloccato con la maglia del Dortmund. Oggi decide di deciderla lui, scusate il gioco di parole, ma in mezz'ora, doppietta, 2-0, grande Dortmund. E Marconi con i pugnetti fa capire che questo è un grande risultato in vista di questa partita e del ritorno anche. E finisce anche il primo tempo con il Dortmund avanti 2-0. Bene così ragazzi, è un Dortmund che ci sta facendo divertire, un Dortmund che grazie al numero 14, arrivato a gennaio dall'Ajax, ci sta facendo anche godere ed urlare. Dall'altra parte intanto attacca l'Inter con Icardi, questa volta va via Skriniar, ancora Icardi al cross pericoloso e arriva il gol di Rajan Nainggolan. L'unica volta che Skriniar si è fatto scappare un avversario, si è fatto scappare quello sbagliato, perché ha messo una grande palla al centro, anche se qui Akanji dovrebbe coprire meglio il pallone su Nainggolan, che invece arriva in corsa e batte De Gea. 2-1, e questo è un brutto risultato in realtà. È un brutto risultato perché all'Inter va bene, in vista del ritorno basterebbe vincere 1-0 a loro se finisse così. Ancora Mauro Icardi che lancia sempre il 34, Inter che vuole anche il gol del 2-2 in questo finale, dobbiamo stare attenti. Gundogan con il sinistro, non ci credo, ce l'ha fatto Gundogan, ce l'ha fatto Gundogan all'87esimo. Pazzesco a Dortmund, una partita che sembrava finita dopo mezz'ora. E invece l'abbiamo amministrata troppo nel secondo tempo. Loro in modo un po' casuale ma volontario trovano il gol del 2-1 e addirittura quello del 2-2 con Ilkay Gundogan, il giocatore che gli abbiamo ceduto noi a gennaio. Trova un gol bellissimo, sinistro a giro da lontano. E allora credo finisca qui 2-2 tra Borussia Dortmund e Inter. Un ottavo di finale
al Cardio Palma, sicuramente divertente per i tifosi neutrali, per così dire, sicuramente un po' beffardo per noi, che dà speranza all'Inter in vista del ritorno, e quindi si deciderà tutto al ritorno. Mi chiamate per Gundogan, un saluto anche a Gabbo, man. E niente ragazzi, dai, si deciderà tutto al ritorno, questo è. Bene, questo è quello che è successo in live sostanzialmente, quindi adesso dobbiamo rimettere la testa sul campionato, peccato per la rimonta subita dall'Inter, però nel prossimo episodio avremo l'opportunità comunque di passare il turno, quindi voi fatemi già sapere nei commenti se volete una cosa analoga e quindi anche il ritorno in live. Si gioca tanto ultimamente e allora turnover per questa sfida qui con De Gea, che è uno dei pochi titolari. In difesa c'è Diallo al posto di Akanji, Tierney al posto di Guerreiro, Tielemans a centrocampo al posto di Witzel, poi Ziyech confermato, stavolta al posto di Pulisic e non di Sancho, largo a destra dopo la doppietta all'Inter in Champions League. Ovviamente è una Borussia Dortmund che vuole continuare a vincere in campionato, anche perché è riuscito, no? L'abbiamo detto, l'avete vista insomma poco fa quella parte lì della mia citazione insomma in live, perché è stata la prima vittoria contro il Bayern Monaco da quando alleniamo il Dortmund, e quindi sicuramente è una vittoria che fa stare un po' tutte le altre squadre con le antenne tirate su, per un Dortmund che fa un po' paura a tutti, ma è cominciata. Quindi attenzione a Geraldes, al limite se la porta sul destro, allarga verso i uomini, era di rigore, arriva il cross sul secondo palo, De Gea su Coco, non è finita però, ancora Coco, rimette dentro e ancora De Gea, ancora De Gea. È pronto Marco Reus dalla bandierina con il destro verso Tielemans, va la messa fuori, raccolta da Ziyech che se la porta sul sinistro, glielo lascia, allora calcia in porta ma non la trova. Tielemans di prima a cercare Reus, sta arrivando anche Zielinski da dietro, gran palla di Reus per Zielinski che crossa verso Sancho e c'è il gol dell'1-0. Jadon Sancho porta avanti il Borussia Dortmund, ancora Sancho, quella porta gli piace perché segna spesso in quella porta lì per l'appunto, dopo i gol divorati all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco, torna a segnare e questo non poteva proprio sbagliarlo in realtà. Zielinski, può ripartire il Dortmund, centralmente c'è Daoud, la palla è per il 23 che ha visto anche Sancho e allarga su di lui, Simeone al centro, servito forse un po' lungo e quindi va in porta lo stesso, ancora Simeone due volte, la risposta di Sommer con le mani Trippier per Daoud, c'è solissimo in zona tiro Tielemans che fa 2-0 per il Borussia Dortmund, gran destro imparabile quello del belga, non può arrivare mai Sommer. E c'è il raddoppio dei gialloneri, bene così. Cercava Simeone, non lo trova, se la riprende ancora Daoud e allora Simeone questa volta può andare. Va anche nello spazio Daoud, la palla è per lui, fino in fondo. Daoud fa 3-0 con Sommer che non si sa dove stesse andando, perché ha lasciato proprio quello spazio a Daoud per calciare, insomma, alla sua destra. Guardate qui, si sposta quasi Sommer e lo fulmina Daoud che torna al gol. Adesso sta crescendo col passare dei minuti il Mönchengladbach, De Gea qui con i pugni, ancora però loro in avanti, qui conclusione deviata e poi Plea sotto porta, trova il gol del 3-1, posizione assolutamente regolare nonostante le proteste di De Gea. Io credo che effettivamente De Gea, più che chiedere un fuorigioco lì, protestasse con la sua difesa, perché la conclusione più che essere deviata è diventata un assist da parte di Klostermann. Rivediamo. Prova il destro e poi c'è anche una mini deviazione, ma soprattutto c'è Plea da solo che trova il gol del 3-1. Il recupero e la partita di Oriente sono finiti e così è infatti. Finisce qui 3-1 per il Dortmund sul Mönchengladbach. Potevamo anche evitare di prendere quel gol francamente, perché è stato beffardo e un po'... diciamo che siamo stati un po' ingenui lì. Però sono tre punti pesanti perché continuiamo a mettere il fiato sul collo al Bayer Leverkusen. E vediamo che cosa hanno fatto loro. Comunque allora siamo a -1 e quindi in teoria loro hanno pareggiato. Sì, hanno pareggiato perché hanno guadagnato soltanto un altro punticino in classifica, eravamo a -3, quindi bene così. Che dire ragazzi, stiamo mettendo veramente il fiato sul collo all'Leverkusen. C'è anche lo Schalke a 39 punti, staccatissimo da noi ma comunque al quarto posto. Dalla Veltins Arena è Schalke 04 contro Borussia Dortmund, è il derby della Ruhr, 23esima giornata di Bundesliga, corrono entrambe per due obiettivi diversi che quando c'è un derby insomma vengono anche messi in secondo piano.
E se di derby si parla, lo abbiamo detto, ribadito in più occasioni, Marconi alla guida del Borussia Dortmund non ne ha mai perso uno. Lo scorso anno qui vinse il primo, al 91esimo, con un colpo di testa di Thomas Delaney. Al ritorno finì in maniera analoga, 1-0 con il gol di Pulisic al volo col destro. Quest'anno all'andata, nonostante l'iniziale vantaggio di 3-0 per i nostri avversari, poi finì 3-3 con l'uomo derby Piotr Zielinski. Questo lo Schalke con Fuhrmann tra i pali, poi Savic, Sané, Hodžipka e Fabra a sinistra in difesa, Rudy a guidare il centrocampo con Kessié, Caligiuri e Harit alle spalle del tandem offensivo Donis e Mina, entrambi protagonisti dell'andata. Santi Mina, tra l'altro, in molti dite che ci assomigliamo, quindi non so, a questo punto fatemi sapere se è vero nei commenti. Detto questo, c'è il capitano, ovviamente c'è De Gea, l'avete visto però, c'è anche Hakimi in difesa, perché oggi riposa Trippier. Questo è il Dortmund, con David De Gea tra i pali, difesa 4 con Skriniar, Akanji, eccolo Hakimi, e poi Guerreiro che ritorna dopo il turno di riposo, Zielinski e Witzel a centrocampo con Ziyech, Royce e Pulisic alle spalle di Simeone, e quindi un 11 che, escluso Hakimi, ricorda quello che ha affrontato l'Inter e che nel primo tempo aveva praticamente disintegrato la squadra di Milano. Poi però ci siamo rilassati e ci siamo fatti rimontare. Ma per il momento basta parlare, per il momento lo sentite, questo è il pubblico. Sul pallone Santimina fischia l'arbitro, è cominciato il derby. Azione insistita dello Schalke 04 con Donis che riesce a servire Santimina, ancora Donis al limite, dentro per Caligiuri, esce De Gea. Dobbiamo stare attenti a queste verticalizzazioni centrali perché all'andata ci hanno fatto male soprattutto così. Rafael Guerreiro può andare il 13, internamente per Zielinski che poi serve Witzel, c'è dentro Simeone, servito il Cholito, la gira, conferma che tocca e palla sul palo. Clamorosa chance per il Borussia Dortmund con l'assist al bacio di Witzel per il destro di Simeone, il miracolo di Fuhrmann che esulta giustamente. Allarga bene verso Hakimi, può avanzare. Occhio al movimento di Ziyech che parte in posizione regolare. Area di rigore per Ziyech, fino in fondo, prova il cross. Savic riesce a chiuderlo sul più bello e Ziyech resta anche giù, quindi attenzione. Qui poi c'è il fallo di Royce, si gioca ancora. È pronto Marco Royce che ha preso il giallo. Ziyech non sta bene, arriva la palla verso Skriniar sul fondo, e intanto purtroppo credo Ziyech vada sostituito perché non ce la fa. Peccato, perché il derby al 33esimo perde un gran protagonista e però ne acquisisce un altro, Irving Lozano, che all'andata fu protagonista con una doppietta e con una grande prestazione nel secondo tempo. Sta arrivando Pulisic, ancora Zielinski, riserve Pulisic, palo, è il secondo dopo quello di Simeone. Praticamente sta facendo catenaccio in questa fase lo Schalke. Sempre più Dortmund, Hakimi per Witzel tra le linee Royce. Eccola la palla per il capitano al limite, la difende, poi la gira Zielinski! Fuhrmann, ma è calcio di rigore! Per fallo di Sané su Zielinski! Entrambi a segno all'andata! Il calcio è strano, Beppe. Calcio di rigore per il Borussia Dortmund. Per fallo di Sané su Zielinski, che aveva calciato in porta. In questi casi non sempre si dà il rigore, questo va detto. Però ce lo prendiamo e proviamo a trasformarlo con Marco Reus. 66 in corso. Reus di fronte a Farman. Reus! Palla da una parte, Farman dall'altra. E avanti il Dortmund. E oserei dire, finalmente, per un dominio assoluto, segna il capitano che sblocca il derby. 1-0 per noi. Pulisic. Royce a destra ancora per Pulisic, lo Schalke con l'aiuto del pubblico, ma il Dortmund con la tecnica e con la testa. Palla ancora per Royce, zona tiro, destro! Voleva spaccare la porta. È entrato invece Reece nello Schalke, palla in mezzo, allontanata da Royce, poi raccolta ancora con Savic che può allargare verso Rudy, area di rigore, palla messa dentro, esce De Gea che salva tutto su Santimina. È ancora calcio d'angolo quando mancano 6 minuti al 90esimo. Parte Rudy nel mucchio e arriva il gol dell'1-1. Ha segnato Frank Kessié. Il pareggio dello Schalke. Un po' per la legge del contrappasso, no? Li abbiamo rimontati noi tante volte. E soprattutto qui l'anno scorso abbiamo segnato alla fine. Adesso non accusiamo il colpo e anzi, torniamo avanti perché è un derby.
Non è importante non perdere, è importante vincere. Che poi rinvia subito, con tanta fretta e con poca precisione, perché Lozano se la riprende, senza fallo. C'è Royce in zona, palla per il capitano, destro! Se me lo rifai tu, capitano, se me lo rifai tu, capitano, viene giù lo stadio. È pronto Royce dalla bandierina. Cerca l'interno verso De Lenei, come l'anno scorso, questa volta anticipato, ma c'è Pulisic a rimorchio, può allargare perché c'è Lozano. Palla per Irving, anzi è Guerreiro che non può calciare, palla ancora per Witzel, che va in porta! E calcia largo, in tutti i modi ci sta provando il Dortmund, che permettetemi di dire meriterebbe il vantaggio, per quello che si è visto d'altronde in 90 minuti, perché siamo adesso al 90esimo quasi. Rinvio di Fuhrmann, di testa Witzel, per Pulisic che la mette giù. Adesso ha paura tutto lo stadio. Il Dortmund continua ad attaccare con Witzel. Area di rigore al centro Simeone. Arriva anche Royce da dietro. Palla per lui. Anticipato in qualche modo. 3 di recupero. Toicher per il contropiede. Guerreiro che lo insegue. Ma corre il 23. Che sa che questo pallone conta tanto da difendere, ma non ci riesce. E quindi chiude avanti il Borussia Dortmund con l'ultima azione di partita, spero. Con Royce che allarga verso Hakimi, con tutto il settore ospiti che vuole un pallone in avanti. Lo porta in avanti Hakimi, poi allarga verso Pulisic che vuole sterzare, servire un compagno, non ci riesce. Ha chiuso Fabra e poi finisce qui. E poi finisce qui. È 1-1 che sa di beffa per come si era messa e per, ripeto, quello che abbiamo creato in 90 minuti. Ci fa male, e ci fa male per la classifica, perché Leverkusen vince e torna a più 3. E quindi questa è anche la classifica finale di questo episodio, che è stato agrodolce. Abbiamo giocato comunque, intanto Ziyech fuori 2 mesi. Si è fratturato il dito del piede, ragazzi, 2 mesi sono tantissimi. Cioè rientra a inizio maggio. Spero che rientri in tempo per giocarsi qualcosa di importante, ma questo dipenderà dal Dortmund. Peccato, peccato ragazzi, è chiaro che non possiamo dipendere da un giocatore, ma se tu prendi un giocatore come Ziyech a gennaio, sai quanto ti può dare, e poi addirittura si fa male a inizio marzo, subito dopo che si è sbloccato, è un po' rosichi, detto con la romana. Ma l'episodio finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, lasciate un like nel dubbio, in descrizione trovate tutto, nel frattempo io vi mando un bacione, never give up e bella regà!